cugina vostra? Ma veramente non c'è quarantella. Sono con Ciabonavi, non la devo fare. Io. Volete essere la signora? Ah no, che è? Lasciami sentire. Non fai sa? Allora, perché avete detto che stava qui? Capisci? Ho venuto parente, il padre. Io non posso venire perché la famiglia. Ah, come non potete piacere? Se vengo apposta nel paese? Apposta per te. E trovarla! Ma non ti viene a trovare a quest'ora, non c'è. Niente, no, ci vado che so che posso farci io. C'è, no, eh? Ah, ci vado quando devo trovare. Sono un grande giorno. Sì, sì, eh. Eh sì, come sono? Lutto, caro mio Broni, che c'è? Ho l'alpine sta lì. Io non posso venire. Adesso la signora non c'è, ormai la mattina la sorella. Ma che tornare, dove volete che parla io adesso a quest'ora? Poi di notte. Oh bella, non ce l'hai più troppo, sei che stanno qua oggi. Mi devo mettere questo permesso. Ma che permesso, voi non mi conoscete. Ma appunto che non ti conosco, volete che prendete una spiata per voi. State tranquillo. Cantava! E poi tu, un musicante? No, ma subito, no, anzi! Chi ci è voluto nel tempo?
te lei andava sempre anche per dispetto. Ah, sì? Perché? Ma non mandare tante cose. Che cose? Mi piacere, mangiare là, poveretta. Allora, era morta qua. Io l'aiutavo, lei la madre, zia Marta. La madre però non voleva. Insomma. Le volevate bene comunque. Io, la terrina. Oh, mi fate incidere, mi fate incidere. La madre. E tanteva che io la mandare a sé perché lei, poverina, non aveva nulla. Come ne fate? Cioè io per male il posticino nella banda ce l'avevo. Niente, non l'ho di non voleva che niente allora. E apposta che andavo per rispetto alla casina. Ah, e allora voi? Cielo, posso proprio dirlo. Aspirazione del cielo. Nessuno ci aveva mai fatto caso, nemmeno io. Sto soltanto una mattina. Quando si dice la fortuna. E non me lo scordo più. Era una mattina d'aprile, lei cantava alla finestra, vedete, stava in soffitta allora. Sì. E chi so? Che male c'è? Questa è fatta per faccio. Ma si sa, dove cantava? 100 volte l'avevo sentita cantata da lei, quella lietta nostra paesana. Arietta. Arietta, sì, una musica era. Non gli avevo mai fatto caso, ma quella mattina... Sì, sì, un angelo mi parve che cantasse. Se ho detto verso sera, senza prevenire né lei né la madre, condusse su in soffitta il maestro della banda, un amico. Un amicone per questo. Sarà la vita tanto buona, poveretto. Lui la sente, lui è un maestro bravo che si fa il male. Come senza Teresina dice, ma questa è una voce da Dio! Figuratevi che altre chiese! Questi hanno lunga, non forte che festa, lì un lazzo in doppetta! Pronta è, questi hanno le cartelle, accusata! E maestro cominciò a darle qualche lezione, così contentandosi di qualche regaluccio che potevo fargli tanto e tanto. E ero io, in quel che sono adesso, un poveraccio e poi Teresina doveva nutrirsi bene. Però ha smesso di cantare. Armi ogni giorno, non me ne posso andare. Così. Così cominciò ad imparare. Sentire fin da allora. Si sentiva la voce per tutto il paese. La gente va sotto a sentire, ardeva proprio. E quando finiva di cantare, mi affestava così, mi scrollava. E faremo ne matta, perché lei già lo sapeva cosa sarebbe diventata. Poi il maestro ce lo diceva, la Teresina non sapeva più mangiarmi la squadra, tutto lo deve capire. E mia madre invece, poveretta. Non voleva? E no che non voleva, non ce l'aveva, ecco. Ne aveva viste tante, la povera vecchia, tutta sua, che non aveva voluto che neppure a Teresina passasse per la mente che sollevasse la situazione per tanto tempo e era aveva paura, ecco. Poi sapevo perché costava a me e che mi parente, ma io la troppe condotte. Quando venne a mamma, un certo momento di cuore, uno chiama un po' con gente. Questo momento mi ha messo corto, mi ha detto, ma non è da storia. La sente. E dice, no, un vero peccato, non voglio frate mie le mie scuole in un grande osservatorio, io ho preso il cuore. Troppe condotte, vendetti un padre che mi ha lasciato morendo mio zio, facendo cose e la mandai a Napoli a conservatorio. Poi? Io. Ma sue spese, capisci? 4 anni ne rispose, 4, non l'ho più vista da allora. Mai? Mai, perché poi cominciò a tenere le anni, sapete? E ha preso il cuore da Napoli, a Torino, per Roma, a Milano, poi in Spagna, poi in Italia, e non l'ho più veduto. Lo so, ce l'ho tutto lì alla valigia il giornale. E poi c'è anche la lettera del tuo e della madre.
quando non mandare il denaro che stavo per muoio, la faccio vedere che va dentro. Queste erano parole sue quando lo mandò la lettera. E Mario Magucci. E non ho il tempo, non ho tempo di scriverti. E non fermo quando ti dice la mamma, pure se metto, se sta e voglia va bene, peresina. Ti mando assai? Mille lire, no? Mille, mille, già. Posso volere? Scusate, quanto volete? Ma che potevo volere? Poco, questa è una bella. Ma il denaro io ce l'ho qua, non voglio niente io. Già ho fatto qualche cosa per lei e nessuno niente qua, non voglio io. Perché? Allora non c'è mai spieghetto, non aspettare 2 o 3 anni perché lei sbagliasse strada. Siamo, l'ho sempre scritto questa lente, l'ho sempre scritto. Ma comunque questo denaro da lei non me l'aspettavo. Comunque se me l'ha mandato vuol dire che ne andavo tanto e che la strada te la faccio. Altro che strada, lavoro. E dunque è tempo. Di sposare? E io sono qua. Ed è venuto per sposare fino avanti? Ma stai zitto! Se c'è la promessa non capisci niente. Sicuro, per sposare, no? Ma io non do mai niente, dico, sono qua, ho piantato tutte e tutte le acquarelle, la banda, la famiglia, gli amici, ho rotto con tutti. Tanto sono qua, che cambia la gente. Ho dovuto, ho utilizzato con i miei parenti, e mi piace parlare da dire che mi mancherò senza che io ne sapevo niente, capite? Ho dovuto sciapparmi la mano, la mia madre, che non lo vado a tenere. No signore, denari niente, denari non te ne deve neanche parlare. Dunque sia che dal mondo non posso venire, guarda che lo c'è i gattini. Ma sì, avete portato con voi i gattini. E come, non te lo qua, facciamo una cosa sola io allora. Le grande e buone. Perché non potete suonare un'orchestra molto, lo sapete? Ah, sicuro, certo, perché? Suonerete bene, mi immagino. Ah, quasi così, sono da 10 anni. Effettivamente sentire qualche cosa. Sì, bravo, figliolo, facciamo sentire qualche cosa. Ma che volete sentire, aspettore? Qualche cosina mia, siete buono. Per sentire. Ma no, ma che? Su, via, per sentire. No, non è possibile, no. No, io la so. Non importa, su, provateci. Ovviamente sono io, eh. Ah, se puoi sempre sono Rita che cantava per mia madre la fine. No, sì, sei bravo, bello. Ah, ma non vedo la so, no. Aspetta, ma no, se credete che io me ne devo.
Thank you.
bella. Era venuto perché stasera non aveva più messo.
quando mi rimango con la banda nella piazza, venne che tanta via, tanta via. Ah, che neanche a pensarci più. Ora come questa mia venuta nel suo nome, mi supporta che io voglia campare. Anzi, aspettate, aspettate. Aspettate. Ero venuto anche per questo, per questo tu e me, il denaro che mi avete mandato, il potente del pagamento, l'istituzione, ma che c'entrava, che c'entrava? Ho visto che poi è venuta, una trentina, vedo la smaia, venuta, ma che pensaci più, ma denaro che niente, io non me ne davo questo da lei, qua c'è il testo e io me ne vado. Ma che dici, figliolo, che dici? Mi dispiace poco che non sono venuto, ma non ho preso io però. E non è che se ne pare inteso, tanto che non ho mattina, tanto che io ho la pietra, ne avanti. Ma no, per quei pochi, qualche cucino, ho inteso a lavorare. Guardate, non è niente, non è niente, io me ne vado. Correttissimo.